Ciao, oggi per il video del giovedì non faccio niente. Cioè, io non faccio niente, però lavora Max, faccio lavorare Max oggi. Dunque, farà un lavoro pro capotasana in cui vi darà un po' di spunti per utilizzare il pallone, la ruota, se ce l'avete. Il sgabelli, insomma, tutto quello che può tornare utile per lavorare sull'inarcamento, per aumentare l'inarcamento e quindi poi per riuscire a fare questo maledetto capotasana senza soffrire troppo. Ta-da! Buon Ta-da. divertimento! Grazie. Allora, il pallone è morbido, per cui ci aiuta a inarcare progressivamente la schiena senza, diciamo così, rendere da subito troppo intenso l'inarcamento. Quando ci si inarca indietro, si fa un lavoro attivo con i muscoli a lato della colonna vertebrale, che sono quelli lunghi, lunghissimi del dorso, i dorsali, i quadranti dei lombi e poi i spinati, i piccoli muscoli che uniscono il I multifidus, multifidus! il fermento lattico a lato della colonna vertebrale, che sono quelli che flettono una vertebra sull'altra, per cui proprio che permettono di arrotolare in maniera più precisa la schiena. Quindi è un lavoro che va preparato, i muscoli vanno in qualche modo un po' riscaldati e gli va permesso di capire come muovere indietro tutto il peso e arrotolare, diciamo, inarcandosi la colonna, la schiena. In tutto questo è fondamentale avere notevole forza nel quadricipite del femore, perché il quadricipite si allunga ma deve mantenere il peso del corpo che altrimenti crolla a terra. Per intenderci, se noi non teniamo sollevate le anche, quando scendiamo qui non ci inarchiamo, rimaniamo dritti con la schiena e scendiamo e basta. Quindi non stiamo facendo altro che iperestendere le anche e fletterci indietro. Invece per inarcarci dobbiamo mantenere le anche sollevate. Questo significa contrarre eccentricamente i quadricipiti del femore che fanno uno sforzo molto intenso. Quindi questi dovranno essere allungati, preparati e riscaldati a dovere. Un modo per sentire la capacità contrattile del quadricipite del femore è proprio appoggiarsi sul pallone. Più teniamo il pallone lontano e più è inizialmente comodo appoggiarsi, perché vedete faccio andare molto indietro le anche e quindi inarco di meno. E qui apriamo, 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 apriamo bene il torace e lasciamo andare indietro la testa. Questa dovrebbe essere una posizione comoda, se non lo è vuol dire che dovete allontanare ancora di più il pallone. Man mano che vi riscaldate potete avvicinare il pallone e tenere le anche più in alto, le ginocchia sono alla larghezza delle anche, e poi lasciarvi andare indietro, aprire bene il torace e eventualmente stendere le braccia per portare più peso indietro e quindi aumentare la curva della schiena. Okay. Se vedete che riuscite a respirare correttamente, potete lasciare andare il peso indietro e aumentare questa curva. Poi, per migliorare la capacità contrattile dei quadricipiti del femore, da questa posizione, eventualmente con le braccia in questo modo, oppure con le mani sulle le cosce, possiamo portare avanti attivamente le anche. Questo lo facciamo sia contraendo i quadricipiti che contraendo appunto i multifidus. In questo modo, e man mano facciamo un po' di movimenti avanti e indietro. Poi man mano avviciniamo il pallone. Più avviciniamo il pallone e più è intenso l'inarcamento, come ho detto prima. Qui se abbiamo qualcosa eventualmente su cui appoggiarci, possiamo stendere le braccia, fare una leggera pressione con le mani e allungarci indietro. Oppure possiamo usare un cuscino, una mattonella, un libro, qualcosa da tenere con le mani per avere un fattore di resistenza e poi vedrete che i gomiti tenderanno ad aprirsi, cercheremo poi di chiuderli. Quindi da qua poi cerchiamo di scendere con le mani verso terra e chiudere i gomiti. Questo ci fa impegnare un altro gruppo di muscoli che sono ai lati della gabbia toracica e che normalmente usiamo un po' poco, per cui abbiamo bisogno di capire come contrarli, come usarli. Man mano questo ci permette di
inarcarci sempre di più, inarcarci sempre di più, e di sentire la forza del quadricipite del femore crescere. Un altro strumento che possiamo utilizzare poi per compensare, chiaramente, questo possiamo anche usare il pallone o in questo modo, quindi simulare Bakasana o Kakasana, e questo è un lavoro che chiuderci in questo modo sigilla un po' il lavoro dell'inarcamento, perché ci fa aprire la zona lombare verso l'esterno e ci fa contrarre i muscoli addominali, che durante l'inarcamento invece vengono allungati, quindi è un modo buono per compensare. Oppure semplicemente abbandonarsi con il peso sul pallone in questo modo. Anche questo è molto distensivo, molto buono come compensazione dopo aver fatto l'inarcamento. Altrimenti, magari, se non abbiamo il pallone, guarda, il pallone è una cosa che possiamo tranquillamente trovare a Decathlon o negozi simili. Una ruota, questo qui è uno strumento magari un po' più difficile da trovare, però per esempio una ruota con il copertone da automobile potrebbe essere tranquillamente un sostituto di questa, anzi potrebbe essere anche più grande, quindi aumentare l'inarcamento. Se volete guardare su Facebook è la ruota yoga, per cui anche qua, se teniamo la ruota lontana, i piedi dovrebbero essere alla stessa larghezza delle ginocchia, se teniamo la ruota lontana, srotoliamo sopra la schiena e possiamo mettere le mani sul polpaccio e andare indietro, quindi fare una preparazione per l'Agha Vajrasana, ed è piacevole, estensivo, nel senso che se non lo è, dobbiamo semplicemente allontanare più la ruota. E poi invece, col tempo avvicinarla. E poi giusto? Col tempo avvicinarla. Man mano, se vogliamo inarcare di più la schiena, non facciamo altro che avvicinare la ruota fino a tenere proprio il coccige appoggiato all'inizio e lasciarsi andare indietro per aumentare la contrazione dei muscoli a lato della colonna vertebrale, quindi inarcarci di più. Da qua il lavoro delle braccia sarà similmente a prima, no? Il tentativo di scendere con le mani verso terra e appoggiare le mani sul pavimento, e poi piano piano cercare di afferrare l'esterno, il bordo esterno della ruota, sempre portando la testa verso la ruota, e questo ci permette di scendere bene con i gomiti. Qua il focus è, afferrata la ruota, scendere con i gomiti schiacciati a terra e spingere avanti le ginocchia. Questo ci fa inarcare di più. Se non possiamo farlo noi, o non riusciamo a sentire abbastanza forza nelle braccia e nelle gambe per scendere, possiamo eventualmente farci aiutare da qualcuno che preme sulle le ginocchia con i piedi, con la punta dei piedi, e con le mani sui gomiti, e ci aiuta a scendere. Andare se è troppo lungo, non ci arrivo. Ti prego. Così più o meno. Questo ci prepara molto bene a lavorare poi su Kapotasana. Chiaramente non sostituisce in toto il lavoro dell'asana, perché comunque abbiamo un appoggio. L'appoggio è in questo caso la ruota, prima era il pallone, che sostituisce in parte il lavoro che devono saper fare i quadricipiti del femore. Per cui conviene sempre lavorare un po' con il sostegno e un po' senza, perché altrimenti ci affidiamo, diventa attrezzistica, no? Cioè, ci affidiamo solo esclusivamente al sostegno, non impariamo mai a sostituire con i muscoli, e in qualche modo ne diventiamo dipendenti. Invece attendere è bello, una delle cose meravigliose della nostra disciplina è che abbiamo bisogno solo di quello che già abbiamo per farlo, no? Del nostro corpo, per cui avere sempre bisogno di strumenti. Però comunque sono degli ottimi modi per migliorare tecnicamente senza avere l'assillo di una posizione scomoda che non ci permette di capire i dettagli, no? Quindi sosteniamo il peso. Un altro modo è eventualmente con uno sgabello foderato, poi ci mettiamo sopra un cuscino. In questo modo qua stiamo molto più in alto, per cui rispetto a prima, per cui dovremo aggiustare, adattare la cosa. Come sempre, se teniamo lo sgabello lontano, l'inarcamento è un pochettino più dolce; se lo teniamo più vicino, vedete, però già le anche sono molto più in alto qua. E qua cerchiamo di stendere le braccia indietro, avvicinarle, eventualmente se abbiamo qualcuno che ci aiuta possiamo anche afferrare lo sgabello, e piano piano scendere con le mani verso terra e chiudere i gomiti, sempre respirando profondamente
Adesso sto facendo queste cose in versione lampo per non far durare il video un'ora, ma dobbiamo cercare di starci un po', respirare, fare 5, 10, 15 respiri, 20 anche. E più siamo comodi, più riusciamo ad accomodarci in una posizione, lasciare che i muscoli si ammorbidiscano e si allunghino, e meglio è. E poi bisogna compensare. E poi lo sentiamo subito. Quando da qua cerchiamo di fletterci, anche fare banalmente uttanasana, sentiamo proprio che lo psoas sono scariche, non hanno nessuna capacità di contrattere. Questo significa che abbiamo proprio bisogno di compensare, quindi fare una flessione in avanti con calma, senza tirare, lasciarci andare con il peso verso il basso. Se abbiamo la fortuna di avere qualcuno che ci possa schiacciare un pochettino la zona lombare, ne approfittiamo e ci lasciamo andare, abbandoniamo in questo modo e l'altra persona ci aiuta ad allungare i muscoli che abbiamo contratto. Questo è molto piacevole, anche se magari può sembrare da fuori l'idea di essere schiacciati dal peso dell'altra persona un po' intenso, in realtà invece è molto liberatorio, perché ci allunga quello che prima abbiamo strizzato. Per il momento. Bene, per il video del giovedì è tutto, io ho faticato parecchio oggi. E ci vediamo giovedì prossimo, ciao! Ciao!